presentato in consiglio regionale il libro Valore Valdorcia. Il saggio di Lorenzo Benocci e Cristiano Pellegrini racconta un paesaggio che è diventato un fenomeno sociale ed economico. È stata inaugurata mercoledì 16 marzo nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi I'm Perfect, la mostra delle opere dei ragazzi del comprensivo statale Gonnelli di Montaione Gambassi Terme, in esposizione fino al 31 marzo. Presente all'inaugurazione il presidente del consiglio Antonio Mazzeo e il consigliere Enrico Sostegni. Raccontare la nascita e lo sviluppo di un territorio conosciuto in tutto il mondo attraverso l'esperienza di chi lo vive ogni giorno è l'obiettivo centrato di Valore Valdorcia, il libro scritto a quattro mani da due giornalisti, Lorenzo Benocci e Cristiano Pellegrini, edito da Prima Media e presentato in sala affreschi a Palazzo del Pegaso martedì 15 marzo. Il libro è un saggio giornalistico che offre spunti di riflessione sulle ragioni alla base dell'evoluzione di un territorio amato in tutto il mondo, un fenomeno che non è più solo paesaggistico, ma è anche economico e soprattutto sociale. Il valore della Valdorcia raccontato in un libro straordinario che rappresenta un territorio che è un patrimonio per l'umanità, lo è per se stesso, prima di tutto lo è per la Toscana, lo è per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, e quindi c'è un racconto di un libro che fondamentalmente spiega come si è creato valore nel tempo, come negli anni si è conservato questo valore e come questo valore può, a mio avviso, essere redistribuito fra quelle persone che vivono la Valdorcia. Per me è un onore poterlo presentare qui in Consiglio regionale con gli autori, perché la Valdorcia è stata riconosciuta dal Consiglio regionale come un territorio economico, turistico, un ambito speciale che è il più piccolo della Toscana ma nel contempo produce il più alto valore aggiunto di ricchezza della Toscana. Quindi la soddisfazione di vedere un testo che racconta questo percorso che la politica ha saputo riconoscere e nel contempo le istituzioni hanno il dovere di valorizzare. È un saggio giornalistico che prova a rispondere a delle semplici domande che apparentemente sembrano semplici, sono quelle della gente comune, e in modo particolare perché questo paesaggio, che oggi è un'icona riconosciuta nel mondo, negli ultimi 30 anni ha avuto questo riconoscimento così universale, e qual è stato il percorso che ha portato a questo tipo di riconoscimento, e naturalmente proviamo ad indagare anche da giornalisti quelle che possono essere, diciamo, le eventuali, diciamo, rischi contro cui mettere l'attenzione e puntare gli occhi. Più che rischi dobbiamo parlare poi di equilibrio, cioè che è quello che noi chiamiamo nel libro il turismo della saggezza, ossia trovare quel punto di equilibrio tra naturalmente un paesaggio che ha anche inevitabilmente delle ricadute economiche, che deve continuare ad essere ben amministrato, ben gestito, trasformato, perché questo paesaggio dagli anni 30 ad oggi non è mai stato uguale a se stesso, e se oggi così lo vediamo è perché c'è stato il lavoro dell'uomo che lo ha modificato nel modo giusto, quindi noi diciamo ispirandosi ai principi del buon governo del Lorenzetti. Quindi dobbiamo continuare semplicemente su questa strada e naturalmente trovare il giusto punto di equilibrio tra l'afflusso di turisti, tra lo sviluppo economico e naturalmente la vivibilità del territorio, quindi i servizi per i cittadini che ci abitano. Valore Valdorcia è un saggio giornalistico che parla appunto della Valdorcia dal punto di vista economico e sociale, di come questa zona al sud della provincia di Siena sia cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 30 anni dal punto di vista appunto economico, sia in appeal, in brand, quindi è sempre più conosciuta grazie alle proprie icone paesaggistiche, i cipressini di San Quirico, il potere Belvedere, la cappella di Vitaleta. È stata la location di film di grande successo come ad esempio Il Gladiatore, film da 6 premi Oscar, una location che oggi è visitata da turisti di tutto il mondo. Negli ultimi 30 anni la Valdorcia è cresciuta anche nelle strutture ricettive, aveva 47 strutture in tutti e 5 i comuni della Valdorcia nel 1992, ne ha oltre 500 oggi. Bisogna sforzarci di mantenere autenticità. È evidente che una crescita così esponenziale delle strutture, delle presenze turistiche che abbiamo visto in un ventennio sono enormemente più alte le percentuali di crescita rispetto alla media regionale, crea indubbiamente delle situazioni che devono essere governate con attenzione, perché non è che si può fermare la gente. Diciamo che però fino ad oggi, considerata la bassa densità demografica del territorio, considerato anche le strutture che davvero, e qui va un plauso ai nostri operatori, si sono qualificate nell'accoglienza. Io ricordo che l'autunno scorso la Valdorcia è stata premiata a Rimini come luogo di migliore accoglienza a livello nazionale.
Per cui bisogna davvero mettere in campo anche politiche pubbliche accorte, tendenti a governare meglio i flussi, a cercare di indirizzarli verso luoghi meno frequentati della stessa Val d'Orcia, perché l'area è ampia e vasta, e però indubbiamente il rischio, come diceva lei, che si trasformi in una Gardaland non possiamo correrlo, perché la Val d'Orcia ha vissuto questa situazione, ha assurto a questo status e perché ha mantenuto la sua autenticità. Lo sforzo è questo. È ovviamente un onore essere qui a presenziare la presentazione appunto dei Valori Val d'Orcia, scritto da Cristiano e Lorenzo, entrambi miei, fortunatamente miei concittadini. È ovviamente uno strumento che getta le basi sia per noi amministratori più giovani o comunque un po' più anziani, per interrogarci su quello che può essere il punto di sbocco o comunque la svolta per il nostro territorio, per non cadere in quella che è la globalizzazione o comunque la massificazione dei nostri luoghi, quindi rimanere un po' più a livello umano e quindi a misura d'uomo. Mercoledì 16 marzo il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha inaugurato la mostra Imperfect al centro Expo Ciampi di Firenze. L'esposizione risponde a un impegno preso dal presidente Mazzeo prima delle Paralimpiadi di Tokyo lo scorso anno, quando a Palazzo del Pegaso venne presentato il libro sui lavori dei ragazzi, realizzato come un omaggio e un incoraggiamento a tutti gli atleti paralimpici in vista dell'evento sportivo di Tokyo 2021. Oggi le opere grafiche già riprodotte in quel libro arrivano a Palazzo del Pegaso per essere presentate ai cittadini che vorranno visitare la mostra nel nuovo spazio espositivo del Consiglio regionale, in esposizione fino al 31 marzo. Un messaggio forte, un messaggio emozionante, il racconto attraverso lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi più giovani, degli studenti della scuola Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme, va nella direzione di mandare un messaggio di speranza da un lato e dall'altro un messaggio di grande forza. È un viaggio bello che è passato nella redazione di un libro, I am perfect o imperfect, si può leggere in due modi differenti, io sono perfetto o imperfetto, non c'è perfezione o imperfezione, c'è l'uomo, c'è ciascuno di noi, c'è la donna, c'è la persona al centro. E questa mostra stupenda, perché realizzata da ragazze e ragazzi, rappresenta il volto dell'Italia migliore. Allora un grazie a loro, un grazie ai docenti, un grazie alle amministrazioni comunali. Davvero oggi sono orgoglioso di ospitare questa mostra da un significato forte e profondo in Consiglio regionale. Il messaggio è completo, nasce dai ragazzi della scuola, dall'Istituto Comprensivo di Montaglione e Gambassi. Un lavoro talmente bello, non l'abbiamo stampato l'anno scorso perché ci sembrava importante lasciarne traccia e perché poi è stato inviato a tutti gli atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi. Ma poi l'inaugurazione di questa mostra ci sembrava importante perché presso il Palazzo del Pegaso anche tutti i cittadini possono venire nei prossimi giorni a vedere questa mostra, che è un messaggio di forza, di fiducia, di vicinanza, di, come dire, anche di un messaggio che arriva dai ragazzi per la comunità, per lo stare insieme in un periodo come questo, purtroppo funestato dalla guerra, è un messaggio veramente importante di speranza. Noi abbiamo realizzato con questi disegni un libro, che poi grazie al Consiglio regionale del Toscano abbiamo stampato in 200 copie, e il presidente Pancalli, il Comitato Paralimpico Italiano, lo ha portato a Tokyo assieme alle nostre nazionali. Devo dire che il libro ha portato fortuna perché abbiamo avuto un record di medaglie sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi. E poi il Consiglio regionale toscano ci ha concesso questo bellissimo spazio per poter mostrare gli originali di queste opere. E sottolineo opere perché spesso i lavori dei ragazzi in ambito scolastico sono considerati semplicemente degli elaborati da valutare. Invece in questo caso ci troviamo di fronte proprio delle vere e proprie opere dell'ingegno che dimostrano già dei ragazzi di 11, 13, 12, 13, 14 anni sono in grado di raccontare la società, di parlare di temi alti e di far sentire la loro voce a qualsiasi livello. Il messaggio è fortissimo, se noi si pensa che
non più di 20 anni fa era difficile pensare di vedere in giro tante persone in sedia a rotelle. Ricordo le volte che Pierangelo Bertoli, cantante poliomielitico, non è riuscito ad andare a Sanremo perché avrebbe dovuto cantare in carrozzina. Certamente la disabilità si è sdoganata grazie allo sport e il messaggio sportivo è quello che tutti, ma soprattutto i giovani, recepiscono con maggiore facilità, con maggiore nitidezza. Bebevio è stata per noi, insieme a Alex Zanardi, un grande viatico di successo, ma Bebe soprattutto perché era molto giovane, quindi i bambini, i ragazzi riconoscevano in lei se stessi. E se si pensa che oggi una ragazza senza braccia e senza gambe possa fare pubblicità non a una cosa legata alla disabilità, ma a tutt'altro, alla birra piuttosto che a un prodotto finanziario, piuttosto che alla promozione di energia elettrica. Ecco, questo significa che oggi la disabilità sportiva è diventato il vero grimaldello che consente di aprire la diffidenza sia delle persone normodotate, ma soprattutto di quelle persone disabili che hanno la tendenza a dire no, io non ce la faccio, io non ce la posso fare. E invece lo sport è quello che ti dimostra il contrario. Il libro che ha scritto Nicola Orlando, quella ragazza down che ha fatto Ballando con le Stelle, l'inviata alle Iene, campionessa del mondo di atletica leggera, si chiama proprio Vietato dire non ce la faccio. E credo che questi bellissimi dipinti rappresentino esattamente questo. Non è possibile dire non ce la faccio. Si tratta di un argomento fondamentale e importantissimo nei giorni nostri, che rende questi studenti portavoci di un messaggio molto importante, soprattutto nei giorni nostri, direi. Lo sport è da sempre considerato lo strumento che al di sopra di tutto ci porta l'identificazione della propria personalità e la socialità. Lo sport attraversato attraverso il messaggio della disabilità che porta all'unicità e all'inclusione diventa di un valore inestimabile. Raccontato attraverso questi quadri meravigliosi e raccontato attraverso questo progetto che si porta avanti da anni e che è un progetto vincente proprio perché ci insegna, a partire da questi ragazzi che sono il nostro futuro, quali sono i reali valori che oggi devono portarci a parlare di uguaglianza sotto tutti i profili. La difficoltà che la scuola ha spesso è quella di far passare come normalità quello che nella cultura viene percepito non ordinario, e in questo credo che questo progetto sia riuscito proprio in questo passaggio, nel veicolare attraverso l'arte e lo sport, che sono due realtà vicine ai ragazzi, portarli ad avvicinarsi anche alla diversabilità. Considerare la diversabilità come una realtà ordinaria della nostra cultura, come un momento di conoscenza dei propri limiti, ma anche di superamento dei propri limiti. Attraverso questo i nostri ragazzi hanno conosciuto i limiti grandi che gli atleti paralimpici incontrano nella loro vita, limiti grandi che però sono riusciti a superare e che sono diventati la loro forza interiore, il modo per dare un messaggio di grande forza a tutti quanti noi, anche a chi incontra le sue piccole fragilità e spesso non riesce ad affrontarle. Questo era il messaggio che noi volevamo un po' passare ai nostri ragazzi.